Allora, ancora due parole sulla postura. Abbiamo visto, sono le basse, ma d'altronde non è un compito al momento di dire o vietare, no? Perché quello che avete imparato al corso col vostro tutore è ultra valido, da tenere sempre in considerazione, sempre. Poi le personalizzazioni vengono dopo. Una cosa ancora da tenere a mente per quanto riguarda l'arco nudo. Allora, nell'arco nudo si sente spesso parlare, non so però poi se un argomento che vi può interessare o ne avete sentito parlare, della T. Cos'è la T? Allora, la T, la famosa T, sapete come è fatta una T, no? Una T. Diciamo che la T nel tiro, soprattutto per quanto riguarda il tiro 3D o il tiro di campagna al telefield, è quel tiro che se io tiro in piano così, vedete la linea delle spalle, in discesa devo mantenere la stessa angolazione delle spalle, in salita identico. Quindi ho una T sia in salita che in discesa, ok? Diciamo che se vi capiterà di fare tiro anterefield o tiro 3D, per l'arco nudo è forse meglio non approcciare minimamente questo problema, e cioè disinteressarsi completamente di questa famosa T, di questi allineamenti delle spalle. Quindi se io devo tirare in discesa, posso benissimo tirare in questo modo qua, se devo tirare in salita, tiro in questo modo qua, disinteressandomi totalmente. Perché questo? Perché non ha grandissima importanza. Uno, perché privilegio, io personalmente, faccio un preambolo. Allora, se sentite anche grandi luminari di istruzione, anche grandi luminari, che però non hanno mai tirato un arco nudo, o ci hanno tirato poco, o ci hanno tirato male, dire che la T è importantissima. Senza la T si muore. Allora, io la T non la faccio, ho vinto tutto. Se i mandi, Giuseppe mio amico, la T non la fa e ha vinto molto più di tutto. Tantissimi non la fanno, ci sarà un cavolo di motivo per questo? Ebbene c'è. Allora, intanto sappiatelo che nei tiri in salita e nei tiri in discesa, per questioni balistiche legate alla fisica e alla balistica, si devono togliere dei metri da quella stimata o da quella scritta sul picchetto. Se sul picchetto c'è scritto 45 metri ed è un tiro in discesa, dovrò tirare a 41-42 metri, perché la balistica mi dice quello, che è del tiro in discesa, e il tiro in salita, idem, magari 1-2 metri meno, anziché 3-4. E questo si ha con l'esperienza. Allora, questa condizione è assolutamente valida per il compound, di sicuro, perché il compound, clac, l'allungo è sempre lo stesso una volta che è entrato in azione, e peggio ancora per l'olimpico. L'olimpico, se non ha una T perfetta e un allungo perfetto, non esce dal clicker. Quindi deve per forza fare la T e deve preoccuparsi di mettere la distanza in conformità con la fisica balistica. Perché? Perché allunga sempre uguale,
Nell'arco nudo invece cosa succede? Succede che sia in discesa sia in salita, per effetto che non faccio la T, allungherò di meno. Quindi se allungo di meno vuol dire che la freccia fa meno traiettoria, giusto? E guarda un po', io devo togliere dei metri. Normalmente, sempre tutto da verificare con l'allenamento, normalmente le cose si compensano. Quindi io, per esempio, sia nel 3D che nel tiro di campagna a 3 field, non tolgo mai metri, sia in salita che in discesa, anzi in salita, se fosse un 45 metri, un 50 metri di salita, aggiungo qualcosetta. Ma perché? Perché non facendo la T, perché preferisco avere un tiro ripetibile, comodo, economico, che non mi sbilanci, che non vada a cercare posture troppo elaborate, oltretutto pure alla mia età che non sono così snodato una volta, mi permettono anche di variare minimamente la distanza. Per quanto riguarda la postura, sia nel 3D che nel campagna, vi esorto, e così finiamo anche qua, vi esorto a imparare a tirare a piedi liberi. Esatto, però siccome è molto più difficile, bisogna allenarsi molto di più. Però tirando a piedi uniti o quasi uniti vi permette veramente di mettervi in qualsiasi posizione e di mantenere un baricentro statico perfetto e non come vedo gamba piegata, mezza piegata, quindi il peso tutto sulla gamba. Se abbiamo il peso tutto sulla gamba abbiamo una base ridotta, ci autopugniamo. Quindi dobbiamo, l'ideale è a piedi uniti. Si può anche mettersi ben divaricati e tirare così, però bisogna avere il terreno per poterlo fare. E molto spesso non abbiamo niente, quindi con poco ma buono riusciamo a fare tutto. Chi si allena molto di più a piedi uniti e si riesce ad ottenere molti più risultati. Piegare un ginocchio, come io vedo, e addirittura ho letto in certi libri, è una cosa bestiale. Chi l'ha detto sbaglia. E boh, non lo sbaglia perché lo dice un senso, che se io alzo su una gamba e la piego vuol dire che sposto il peso su una sola gamba, e se sposto il peso su una sola gamba è male. È molto meglio se ce l'ho su due, sono molto più stabile, controllo molto di più la mia postura, controllo molto di più la dinamicità del mio tiro. E questo è fisica, nient'altro che fisica. Da Newton in avanti le cose sono cambiate. Bon, se avete qualche domanda ancora, se la chiudiamo.